Oggi voglio parlare della retromarcia insegnata in maniera naturale al cavallo. La prima cosa che dovete fare quando insegnate la retromarcia al cavallo, lo dovete fare da terra. Perché è importante farlo da terra? Perché insegniamo al cavallo la stessa cosa, che lo stesso comando che poi dopo andremo a usare quando siamo in sella. Però lo facciamo in una maniera più semplice per il cavallo da capire e anche più efficace perché abbiamo i piedi per terra. La prima cosa che dovete fare è, con una capezza così, con i nodi, questa è una capezza Parelli, potete mettere le mani prima a C così, sul naso del cavallo, esattamente dove sono i nodini, e usare le quattro fasi per mettere pressione, che sono pelo, pelle, muscolo, osso. Fase 1, pelo. Il cavallo va indietro, osservate le gambe anteriori, rilascio, pelo, rilascio, pelo, rilascio. Ovviamente io rilascio perché lui va indietro in fase 1, pelo, altrimenti farei pelo, pelle, muscolo, osso, tanto per darvi un'idea della pressione che diventa maggiore. Quando io ho buono questo, posso provare a farlo usando i nodini della capezza, mettendo una mano qua sotto e non importa che prendete tutto in mano, solo così, mettete un po' di pressione, vedete che fa pressione in automatico sui nodini, e spostate di nuovo, pelo, e va indietro, pelo, e va indietro, pelo, e va indietro. Una volta che avete il cavallo che funziona in questa maniera qui da terra, potete provare da sella. Allora, la stessa cosa che abbiamo fatto da terra per fare la retromarcia la possiamo fare da sella. Questa volta non useremo le mani, o meglio useremo le mani, ma le useremo attraverso le redini per fare pressione sul naso del cavallo. Abbiamo già preparato il cavallo da terra, il cavallo è rilassato e consapevole del comando che noi abbiamo inserito, quindi a questo punto posso fare la stessa cosa, come? Usando i 9 passi della retromarcia. Passo numero 1, alzo le redini e prendo contatto. Quindi questo dà al cavallo la possibilità di dire: ah, mi sta chiedendo qualche cosa, mi devo connettere con lui. Fino adesso pensa a quello che gli pare, faccio questo, dice: oh, oh, sta per arrivare un comando. Infatti lei andrebbe già indietro. Quindi fase 1, fase 2, scorro con la mano giù, fase 3, step 3 dei 9 passi per la retromarcia, allargo le redini, poi chiudo un dito alla volta, quindi è 4, 5, 6, 7, 8, arrotondo la schiena, 9, uso i gomiti vicino, porto i gomiti vicino al mio corpo e rilascio. Vi ho fatto vedere tutti e 9 passi, ma anche se non ce n'era bisogno qui, perché la cavalla aveva già cominciato ad andare in retromarcia prima di fare 9 passi. Quindi passo 1, alzo, passo 2, scendo, passo 3, apro, chiudo un dito alla volta, 1, 2, 3, 4, quindi sono al passo 7, 8, arrotondo la schiena, 9, avvicino i gomiti. Bravissima Shaki! Spero che sia stato tutto chiaro. Se avete bisogno di farmi delle domande potete scriverle nei commenti e provate pure con il vostro cavallo. Mi raccomando, una buona preparazione previene una cattiva prestazione.